Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo Vlogmas. Questo è il numero 5, anche se in realtà oggi è il 10. Ed è il 10 di dicembre, non di gennaio, perché in uno dei Vlogmas precedenti è convintissimo ho detto siamo al 3 di gennaio. E neanche durante l'editing mi sono resa conto di aver detto gennaio più volte. Comunque, a parte Gioia che adesso vuole entrare, oggi due cose voglio farvi vedere. La prima, la lavatrice, finalmente ieri è arrivata. Tra l'altro è arrivata che io non ero a casa, questo succede praticamente sempre. Quando si aspetta il corriere a casa non arriva e quando te ne vai invece arriva. Io sono dovuta andare via ovviamente per andare a lavoro, non per farmi un giro, cioè devo proprio andare a lavoro, quindi per forza dovevo uscire di casa. Ed è venuto proprio nell'esatto momento in cui io non ero in casa, fortunatamente... ci sono i miei cognati qui, quindi l'hanno ritirata loro. Comunque, è venuto qua mio papà stamattina a installarmela. Sapete che lui sa fare tutto, davvero tutto, cioè qualsiasi cosa lui la sa fare. Quindi ho fatto installare la lavatrice a lui. Abbiamo fatto partire il primo lavaggio a vuoto ed è perfettamente funzionante, pronta per essere utilizzata. Non vedo l'ora, adesso scendo e ve la faccio vedere. La lavatrice ovviamente l'abbiamo messa in lavanderia e la lavanderia si trova in garage. Adesso vi ci porto. Ed eccola qui, finalmente abbiamo questa benedetta lavatrice, perché abbiamo praticamente fatto quasi un anno senza di lei ed era decisamente arrivato il momento di acquistarla. Abbiamo scelto una LG da 9 kg. Adesso vado anche a togliere la pellicola qui, perché non l'avevo ancora tolta in quanto volevo vedere se effettivamente funzionasse al 100%, ma visto che non ha dato nessun problema la vado a togliere. Ed eccola qua. È una lavatrice che funziona anche con il wifi, quindi la posso collegare al telefono e farla partire anche se sono fuori casa. C'è il display a led ed è ha un sacco di funzioni, cotone, misti, sintetici, eccetera. Insomma, ci sono davvero tantissime funzioni. Poi si possono scaricare altri programmi e appunto gestirla anche da cellulare. Mi piace davvero molto come ci sta in questo angolino. Qui invece andrà messa l'asciugatrice che ancora non abbiamo, ma l'acquisteremo nei prossimi mesi. Adesso spengo che non mi serve e torniamo su ad aprire il calendario dell'avvento. Eccomi tornata in cucina, adesso momento calendario dell'avvento, andiamo a aprire gli ultimi giorni che mi mancano. Allora, mi manca l'8, il 9 e il 10, 3 giorni, che bello, adoro quando devo aprire più giorni nello stesso giorno. Tra l'altro prima vi dicevo che devo farvi vedere due cose oggi. Se riesco vi faccio vedere anche la seconda cosa, però prima di averla qui non vi dico niente, vi voglio tenere sulle spine fino alla fine, insomma finché non ho la cosa qui a casa, perché mi ha appena scritto mia mamma che il pacco è arrivato da lei, in quanto come vi dicevo prima, tante volte io non sono in casa, non siamo in casa perché lavoriamo, stiamo fuori casa tante ore al giorno, quindi rischiamo di, cioè il corriere rischia di non trovare nessuno quando viene a suonare, quindi molto spesso lascio ancora l'indirizzo vecchio, l'indirizzo dei miei, per consegnare i pacchi, così sono sicura che trovano sempre qualcuno a casa. Tant'è che mi ha appena scritto che sono che è arrivato il pacco che ho ordinato. Stavo pensando quasi quasi di andare subito a prenderli, però è già l'una e non ho ancora pranzato. Ho preparato gli involtini da fare, però li devo fare al forno, ci stanno circa per una mezz'oretta, quindi vuol dire che per 1:30 sono pronti, posso mangiare e poi partire. Quindi mi conviene accendere il forno, così in una mezz'oretta sono pronti e poi spacchettiamo. Io di solito li faccio a forno statico, anzi facciamo ventilato, e li lascio a 180 gradi. Ok, intanto che si prepara il forno facciamo l'unboxing dei prodotti. Questo è il mio pranzo di oggi, sembra molto molto triste in realtà, ma a me bastano tranquillamente 2 involtini. Sono involtini di pollo con all'interno il prosciutto cotto, il ripieno e intorno c'è lo speck. Sono davvero molto saporiti, in realtà a volte li mangio anche con un contorno, patate, purè o verdure, però non ho voglia di fare niente, quindi mangerò soltanto questi.
Il pranzo è stato infornato, quindi adesso andiamo a scoprire cosa c'è all'interno delle varie scatoline. Tra l'altro stavo guardando la mia ferita, non so se da lì si riesce a vedere qualcosa. È venerdì, mi sono tagliata e mi sono fatta anche un taglio abbastanza profondo, tant'è che ho perso un bel po' di sangue. E mi fa ancora un pochettino male, però ho tolto il cerotto così almeno la ferita respira un pochettino di più. Comunque, a parte questo, partiamo. Allora, partiamo dalla scatolina numero 8, in quanto in questi ultimi due giorni non ho aperto nulla, perché sapete che lo voglio fare insieme a voi. Qua si parla di rossetto rosso, quindi cosa ci sarà mai all'interno di questa scatolina? Secondo me proprio un rossetto rosso, ma vediamo un po'. Infatti, tra l'altro è con questo pack molto bello, tutto nero, minimal, con queste scritte, i cuoricini. E infatti si tratta di un rossettino rosso che però è leggermente sbeccato sulla punta. Non so come mai, ma è leggermente rovinato, tagliato. Chissà perché, è un bel rosso natalizio. Sono contenta quando all'interno dei calendari dell'avvento trovo prodotti di questo tipo che ricordano proprio il Natale, quindi molto contenta, dopo magari lo provo. Poi il giorno 9, che invece è la scatolina più grande qui esterna, qui cosa c'è? Allora, la scatola è gigante, perché è davvero gigante, ma il contenuto all'interno è molto leggero, quindi secondo me è una matita. È una matita perché la scatola è lunga, però sento che l'interno è leggero, quindi penso proprio che ci sia una matita. Ebbene sì, questa è una matita per le labbra. Vediamo se c'è scritto. Sì, esatto, è una matita per fare il contorno delle labbra, che secondo me si può provare ad abbinare con questo rossettino che abbiamo trovato prima. Poi scatolina numero 10, che è il giorno di oggi, eccolo qua. Tra l'altro alcune di voi, alcune ragazzine credo, sotto nei commenti mi avevano scritto Giada, ma oggi non è il 3 di dicembre, ma siamo all'8 di dicembre. È ovvio, perché ovviamente non riesco a caricare i video il giorno stesso in cui li registro, quindi io li registro, li edito nei giorni successivi e poi li pubblico. Quindi quando voi vedrete questo video sicuramente non sarà più il 10 di dicembre, stavo ancora per dire gennaio, vabbè, sono fusa. Comunque apriamo qua. Tra l'altro con questo taglio faccio anche una fatica ad aprire le scatoline. Qui cosa c'è? Non ho neanche guardato l'indizio. Comunque qua ci sono... Cosa sono? Ah, che carini! No, vabbè, non mi aspettavo di trovare una cosa di questo tipo. Sono delle stelline di cartoncino da mettere sui pacchi regalo. Forse da lì non vedrete assolutamente niente. Che carini che sono! Mi aspettavo tutti i prodotti di make up, invece c'è qualcosa di diverso, diciamo di cartoleria, se possiamo definirli così. Sono appunto delle stelline decorative e da questa parte lo potete scrivere per chi è il regalo e da parte di chi viene fatto. Che bella idea! Questo è stato proprio un pensierino molto carino e sicuramente li utilizzerò per qualche pacco regalo da mettere sotto l'albero di Natale. Fatto questo, il forno nel frattempo si è preriscaldato, ma io ho già infornato, così anticipo un attimino i tempi. Poi voglio farvi vedere un'altra cosa. Ieri dopo il lavoro sono passata da Yamamay e ho preso dei pigiamini. Ne volevo uno natalizio per me e uno per Ste da regalargli per Santa Lucia. Santa Lucia è una festività che si festeggia principalmente qui nel nord Italia, in particolare credo in Lombardia, poi di preciso non lo so, quindi qui sotto nei commenti fatemi sapere se voi conoscete Santa Lucia, se la festeggiate oppure no. È una santa che viene a portare i doni ai bambini la notte del 13 di dicembre, quindi il 13 di dicembre la mattina i bambini si svegliano e trovano un sacco di giochi, di dolcetti in casa, e quindi ho pensato di prendere una cosina da regalare a Ste, da fargli trovare la mattina del 13 dicembre. Adesso vado a recuperare nello studio perché li ho nascosti i pigiami e ve li faccio vedere. Voglio provare questa inquadratura, però non so se si veda bene al 100%, in quanto avendo questo finestrone mega che mi piace molto perché illumina tantissimo quest'angolo del
della casa perché entra tanta luce. Nonostante noi abbiamo scelto un tessuto per la tenda rullo, tra l'altro in tantissime sempre mi chiedete il brand, queste tende le ho fatte fare su misura, sia questa della sala da pranzo che questa della cucina, su misura, perché come vedete le finestre non sono finestre standard ma sono molto più grandi rispetto al normale, e quindi ho dovuto per forza farle su misura. E sono, abbiamo scelto un tessuto sì filtrante, ma che da fuori la gente non ci vede, più che altro perché non abbiamo le ante in queste due finestre, anzi in realtà anche in altre finestre, però qui non abbiamo ante, quindi la sera quando le luci in casa sono accese non volevamo che da fuori la gente vedesse, ovviamente all'interno della casa per privacy, e quindi abbiamo scelto un tessuto che anche con la luce accesa da fuori non si vede assolutamente niente. Io mi sono messa qui, però non so se questo fascio di luce può darvi fastidio. Alla fine mi sono messa da questa parte perché arriva più luce e mi vedete anche un attimo meglio, non mi piaceva molto il fascio di luce che arrivava da dietro, quindi ho cambiato angolazione. Come vi dicevo appunto, sono stata da Yamamai. Prima vi faccio vedere il pigiama che ho preso per lui. È un pigiama natalizio, appunto della collezione natalizia di quest'anno, e ho scelto questo. C'erano vari modelli, per lui questo secondo me può andare, cioè gli può piacere, molto semplice, e ha questo dettaglio, la taschina qui sul petto con una parte di taschina rossa. È un pigiama blu scuro, un blu notte, è leggero perché né io né lui sopportiamo i pigiami pesanti, felpati, quelli che tengono proprio tanto tanto caldo, perché poi sotto le coperte non riusciamo a starci. Quindi ho preso questo e l'ho preso in taglia M, nonostante mi sia molto alto e abbia le spalle belle larghe, perché so che gli piacciono le cose un po' strettine, cioè non aderenti però neanche che stanno super morbidi, un po' come quelli che piacciono a me. Comunque la parte di sopra è questa, spero che gli vada bene, però penso di sì, cioè mi sembra, a vederlo così mi sembra di sì. E poi la parte di sotto invece è così, in rosso, che riprende proprio il taschino con l'elastico lungo. Questo il pantalone è più pesante rispetto... Alexa, basta! Ho messo il timer per girare gli involtini. Dicevo, il pantalone è leggermente più pesantino rispetto alla maglia. Molto semplice, senza l'elastico alla caviglia, anche se so che in realtà lui ama, cioè a lui piacciono i pantaloni della tuta con l'elastico alla caviglia, però di pigiami così non ce n'erano, quindi ho preso questo che comunque è molto natalizio, piace tanto anche a me, quindi spero piaccia anche a lui. Poi per me ho preso questo pigiama, mi sono innamorata appena l'ho visto, era sul manichino, tant'è che era l'ultima taglia, ho preso la S perché, come vi dicevo, anch'io amo i pigiami un pochettino più stretti. E ho dovuto farle smontare la vetrina perché l'ultima taglia che c'era era appunto sul manichino. Comunque è questo qui, tutto rosso. Io non amo particolarmente il rosso nell'abbigliamento, cioè non lo metto molto spesso, però non potevo non avere un pigiama natalizio rosso. Questo, se non ricordo male, è in ciniglia. L'ho appunto preso in taglia S, a manica lunga, con tutti questi disegni sul bianco. Questo è proprio super super natalizio. E i pantaloni sono uguali alla maglia, con l'elastico in vita. E qui c'è l'elastico anche alla caviglia, cosa che io amo molto. Cioè mi piacciono i pigiami fatti così. E poi ho preso un terzo pigiama, che mi è stato dato in omaggio, visto che ho preso due pigiami, perché sull'acquisto di due pigiami ne avete uno in omaggio. Tra i tanti modelli che c'erano, alla fine sono ricaduta su un pigiama molto molto semplice. È un pigiama grigio, tipo felpatino, così, con la scritta qui nell'angolino. Ovviamente è a manica lunga, con i polsini più scuri, e il pantalone sembra proprio un pantalone della tuta, non soltanto un pigiama. Infatti questa cosa mi è piaciuta molto, perché io adoro stare vestita comoda in pigiama, specialmente se so di non dover uscire di casa durante tutto il giorno, quindi potrei tranquillamente tenerli durante tutto il giorno, proprio come se fossero dei pantaloni della tuta, perché in realtà sembrano un sacco dei pantaloni della tuta. Anche qui c'è l'elastico in vita e l'elastico alla caviglia. Mi piace molto perché è semplice, senza troppe fantasie. Io non amo molto i pigiami con le fantasie, con troppi dettagli, mi piacciono le cose semplici. E detto questo, preparo
il tavolo, la tovaglietta americana, mangerò qui sull'isola perché fra poco, fra una decina di minuti, sarà pronto il mio pranzo e inizio ad avere un po' di fame. Ho finito di mangiare, adesso vado a recuperare il pacco che è arrivato, quindi carico la borsa, prendo il cappotto, devo prendere anche Gioia, così ne approfitto per fargli fare una passeggiata insieme a Pato. Mi sta guardando con la testina storta e nulla, ho chiuso tutto, posso andare. Sono tornata adesso, ho recuperato lo scatolone, adesso vado ad aprirlo così vi faccio vedere che cosa ho ordinato la settimana scorsa per il Black Friday. Ho fatto questo acquisto perché comunque ho trovato uno sconto molto interessante, altrimenti non li avrei acquistati. Andata a svuotare lo scatolone e all'interno c'erano queste cosine qua, quindi vediamo se avete indovinato. Penso proprio di sì. Ho deciso di prendere gli sgabelli per la cucina, qui ci sono le gambe e qui ci sono ovviamente le sedute, le ho scelte sempre bianche così si abbinano perfettamente con le sedie della sala da pranzo. Adesso non mi resta che montare tutto e non vedo l'ora di vedere come ci stanno posizionati. Ne ho montati tre, di cui uno, quello che vedete lì, è perfetto. Uno ha una vite sulla seduta che non si avvita bene e l'altro traballa leggermente, quindi c'è qualche problema, devo rivederli un attimo. Comunque vi faccio vedere quello che ho già montato, che è perfetto, e ve lo faccio vedere anche posizionato al posto degli altri. Sono leggermente più alti, la seduta è leggermente più alta rispetto agli altri, c'è da dire che questi si potevano alzare, cioè si possono alzare e abbassare in base alle esigenze. Questo devo dire che è un aspetto degli sgabelli che mi piace molto perché te lo puoi gestire, invece quelli che abbiamo preso sono così standard, quindi quello è. E adesso li tolgo così vi faccio vedere. L'ultimo sgabello da montare per le sedute, mi ha dato una mano Ste perché da sola faccio un po' fatica, quindi tre sono pronti e sistemati. Manca questo, speriamo di non metterci troppo, vero Gioia? Perché nel frattempo si è fatta ora di cena, queste cose sono sempre un sacco lunghe da fare e tipo da tutto il pomeriggio che li sto facendo, ma vabbè, dettagli. Interrotta la videocamera perché avevo la batteria scarica, quindi nel frattempo abbiamo cenato e risistemato tutta la cucina perché stasera abbiamo sporcato tutto per preparare la cena. Però adesso che è bella in ordine vi faccio vedere gli sgabelli. Ed ecco qua la cucina
con i nuovi sgabelli. Devo dire che mi piacciono molto e stasera per inaugurarli abbiamo mangiato proprio qui sull'isola. Allora, devo dire che sì, sono molto più alti rispetto agli altri, quindi ci dobbiamo abituare più che altro all'altezza, però per il resto mi piacciono molto. Sono super contenta di questo acquisto fatto per il Black Friday. Trovo che ci stiano molto bene nel contesto, anche perché vanno a scaldare un pochettino l'ambiente, visto che la cucina è tanto tanto bianca, come potete vedere. Infatti poi ero andata ad aggiungere con il tempo questi complementi, come appunto il tagliere e il vaso, per scaldare un po', ma aggiungendo anche gli sgabelli di questo tipo l'ambiente si è scaldato ulteriormente, quindi sono davvero molto contenta di questa scelta. Adesso devo andare a mettere via questi, che momentaneamente mettiamo da parte, però in realtà, avendo la cucina anche in taverna, sicuramente verranno utili in qualche modo. Comunque mi piacciono davvero tanto questi, trovo stiano benissimo. Tra l'altro vi faccio vedere anche più da vicino. Allora, innanzitutto questi sono molto più leggeri e quindi riesco a spostarli molto più facilmente per pulire per bene il pavimento della cucina. E qui hanno questa imbottitura, infatti sono anche molto comodi, proprio perché qui è bello morbido. Quindi devo dire che questi forse sono un attimo più comodi, più che altro per lo schienale. Poi ripeto, sono molto più leggeri da spostare, quindi era quello che, di cui avevo bisogno in realtà. Adesso, prima di mettermi sul divano anch'io, vado a sistemare i vari imballaggi. Quindi butto la plastica, sistemo il cartone, così organizzo bene la cucina, insomma, bella in ordine, e posso rilassarmi. Ho finito di sistemare tutto, anche per oggi ho dato, e direi che adesso mi aspetta, scavalco sto che qui sdraiato, mi aspetto un bel cioccolatino della Kinder. Tra l'altro è un po' di giorni che non li apriamo, secondo me, quindi abbiamo un po' di cioccolatini da mangiare, perché è dal 6 che non li apriamo. Oggi è il 10, quindi un bel po' di cioccolatini. Dai, aprilo che ne mangio uno. Intanto direi di chiudere qui il video. Tra l'altro anche al fiatone, perché ho spostato gli sgabelli, gli altri sgabelli, che pesano davvero tantissimo. Quindi, no, secondo me è da aprire. Quindi sono davvero... ho il fiatone praticamente. Comunque spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Un piccolo ovettino, adesso me lo mangio subito. Comunque dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate degli acquisti che ho fatto, specialmente degli sgabelli, secondo me ci stanno molto bene. Vi mando un bacione, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi video, e noi ci vediamo presto con un nuovo vlogmas, penso proprio di sì. Ciao!